GPS sestante, sonde, ma io non ci sto capendo niente. Cioè, facciamo che gioco. Peggy 18. Stelle, come posso raggiungere le stelle? Sofia, non puoi raggiungere le stelle nel 700. Cosa? Dove siamo? Non abbiamo tempo da perdere. Non lo vedi quello? Che cos'è? È il Leviatano. Invadendo le mie acque, avete scatenato la mia furia. E per questo vi ucciderò! Fidati di me, so io chi chiamare! Sono il tuo aiutante! Oh, Newton! I miei omaggi, Pulselle! I nostri omaggi! Avete tre scelte. Il sestante, le sonde e il GPS. Sestante. Esatto. Ma perché tu ti chiami Newton? È così e basta, lascia stare. Volete sapere la storia del sestante? Certo! Il sestante è stato introdotto nel 700 a partire dall'80 da John Hadley. Si tratta di uno strumento in grado di misurare l'angolo di elevazione di un oggetto celeste sull'orizzonte e permette di determinare con buona precisione la propria posizione sulla carta nautica. Il nome dello strumento deriva dall'ampiezza della scala graduata che utilizza, un'ampiezza di 60 gradi, pari ad un sesto di circonferenza. Lo strumento è costruito sul principio della doppia riflessione, secondo il quale, se un raggio luminoso subisce una doppia riflessione sullo stesso piano, l'angolo di deviazione risulta il doppio dell'angolo formato dagli specchi. La parte fissa dello strumento è costituita da un settore circolare metallico dell'ampiezza di 60 gradi, che porta un cannocchiale su cui poggiano due specchi. Centrato in posizione fissa sull'asse ottico di questo, vi è uno specchietto, realizzato in modo che solo la faccia rivolta verso lo strumento sia riflettente, l'altra metà è trasparente. Lo specchio mobile è portato da un braccio altrettanto mobile, l'alidada, che consente la lettura di un angolo massimo di 120 gradi. La misura si effettua muovendo la lidada, che varia l'inclinazione dello specchio mobile e di conseguenza l'angolo dell'immagine riflessa. Quindi, misurando l'altitudine di quelle stelle in cielo, sarete in grado di orientarvi anche in mare. In nome della mia Fides, vi porgo il sestante. Appropriatevene. Grazie. Finalmente siamo arrivati. Adesso dove andiamo? Guarda, c'è un tunnel spazio-temporale. Sicuramente nel 21° secolo sapranno come raggiungere le stelle. Seguimi, andiamo. Ehi,
fare. E adesso cosa facciamo? Dove andiamo? Come posso raggiungere le stelle? Tranquilla, ho io la soluzione perfetta per te. Ce l'ho nella tasca destra. Ah, no, ops, mi sa che cartina è sbagliata. Cazzo, mi sa che l'ho persa. Ok, e adesso? Vabbè, dai, facciamo che tento di ricordare. Allora, sì, dobbiamo sicuramente andare alla stazione. Stazione? Ma dobbiamo prendere la carrozza? Sì. Carrozza? Sì. Oh, guarda che siamo nel 21° secolo. Oh, ok. Vabbè, dai, iniziamo a incamminarci. Andiamo. Ci guiderà il nostro orientamento. Sì. Guarda quella signora, sembra essere in difficoltà. Vai ad aiutarla ad attraversare. Ah, già che ci sei. Chiedi informazioni per la stazione. Spaziale, mi raccomando. Va bene. Una signora, l'aiuto ad attraversare. Oddio, ma come la maiano? Andiamo. Volevo chiederle delle informazioni. Sa per caso dov'è la stazione spaziale? Stazione spaziale. Uh-huh. Allora, sì. Lungo l'aula Mario, mi pare. Sì, no, Stephen. Stephen. Ok. Testa in da dritta. E poi con la che te riesci. Guarda, guarda che c'è. Guarda, la caino. Ecco, posso andare dritta, poi te gires e a non pite cammini e strivata. Hai capito? Grazie, grazie mille. Spagna anch'io. Vabbè, dai, camminiamo lo stesso, sì. Andiamo nel volta. E adesso dove andiamo? Sinistra? No, destra, mi ricordo che aveva detto destra. Sinistra? Ah no, ha detto destra. No, ha detto sinistra. Destra. Sinistra. Destra. Sinistra. Basta. Abbiamo perso la retta via. No, non vedi che non siamo nella selva oscura? Ho io la soluzione. Ho capito. Aiuto! Ehi, ben ritrovate. Avete due scelte, le sonde satellitari o il GPS? GPS. Il GPS, Global Positioning System, è il sistema per la determinazione di latitudine, longitudine e altezza nello spazio. Consente la misurazione, oltre della posizione, anche della velocità del ricevitore. Al momento il GPS costituisce il più avanzato sistema di navigazione. Ah sì, so che è nato nel 73 per scopi militari. Vedo che è una guida informata. Sapevi anche che nel 94 è diventato operativo? Questo mi mancava. Il sistema GPS si compone di almeno 24 satelliti, di un canale trasmissivo e di ricevitore di terra, composti da un'antenna, un microprocessore e una sorgente di tempo. Il segnale viene convertito fino a generare un vettore di valori di pseudodistanze. Viene poi convertito il vettore in un differente sistema di coordinate, più adatto alla visualizzazione finale. In sintesi, la localizzazione avviene tramite la trasmissione di un segnale radio da parte di ciascun satellite e l'elaborazione dei segnali ricevuti da parte del ricevitore. Il suo grado attuale di accuratezza è dell'ordine di pochi metri in condizioni standard, quindi, grazie al GPS di Google Maps, riuscirete facilmente ad orientarvi e a trovare la stazione. La tua destinazione si trova sulla sinistra. Oh, guarda, siamo arrivati. Benissimo, andiamo. Come possiamo raggiungerlo? Non lo so.
conosciamo qualcuno che può aiutarci. Hai ragione. Oh, Newton! Ehi! Ben ritrovate! Ehi! Come ben sapete, vi resta solo una scelta. Le sonde! Un team di ingegneri della NASA ha effettuato un esperimento, battezzato con il nome di Sextant, ossia Station Explorer for X-Ray Timing and Navigation Technology, che, in questo futuro, permette a navicelle e a sonde spaziali di navigare in maniera autonoma, senza comandi dalla Terra, tramite una teoria basata sui raggi X. Il Sextant, in concreto, può essere definito come una sorta di GPS spaziale, nel quale i satelliti sono rappresentati da stelle di neutroni, e pulsar millisecondo, che sono speciali pulsar caratterizzati da un periodo di rotazione molto breve, che si aggira tra 1 e 10 millisecondi. I pulsar millisecondo permettono di individuare la posizione in cui si trova un oggetto che naviga nello spazio, e ciò permetterebbe a navicelle e a sonde spaziali di muoversi nello spazio in modo completamente autonomo. È stata inviata una sonda provvista di Sextant verso il pianeta che avete indicato. Seguendola lo raggiungerete anche voi. Abbiamo raggiunto il pianeta, esploriamolo. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per Caro. Per l'umanità. Dettagli. Verso l'infinito e oltre. È stato bello orientarmi con te. Cioè, ma era la roba che c'era scritta qui? Ma adesso devo studiare anche per nerdare, eh?